Salve Lloyd. C'è poca gente stasera. Hai ragione, Mr. Torrens. Che cosa le porto? Una domanda molto azzeccata, signor Lloyd. Perché si dia il caso che io abbia giusto due pezzi da 10 e uno da 20 qui nel mio portafoglio, credo. Sì, sicuro. Temevo che ci rimanessero fino ad aprile. Facciamo così. Tu mi dai una bottiglia di bourbon, eh? Con del ghiaccio e un bicchierino, che dici? Ce la fai, Lloyd? O sei troppo impegnato? Sono a sua disposizione. Sei l'uomo che cercavo, Lloyd. È il senso del dovere che ci frega, amico mio. Il senso del dovere ci frega. E Lloyd, temo che sia il verde, invece. Come andiamo a credito in questo locale? Nessun problema per lei. Sei un grande, Lloyd. L'ho sempre saputo che eri il miglior barman che abbia mai visto. Il miglior fottuto barman che abbia mai visto tra Timbuktu e Portland Bay. Lei è gentile. Volevo dire che io non l'ho mai toccato. Io non gli ho mai fatto niente. Io lo amo. Io lo amo. Quella dolce, santa testolina di cazzo, io lo amo. Io farei qualsiasi cosa per lui. Qualsiasi cosa. Qualsiasi fottuta cosa. Quella stronza. Farà di tutto affinché io non lo dimentichi. Sì, va bene, una volta è successo. Sì, è successo una volta. È successo, sì, gli ho fatto male, è vero. È successo 3 cazzo di anni fa, è successo. Non l'ho fatto neanche apposta. Quello stronzetto stava lì e toccava i miei fogli di carta, l'ha preso, li ha buttati, io l'ho preso per il braccio e l'ho strattonato. Basta, questo è successo, ma è stata semplicemente una mancata coordinazione muscolare, ecco, come la vogliamo chiamare. Ecco, 1 chilogrammo di energia in più per secondo. Alla salute, Mr. Torrance. Io vorrei sapere a uno come me chi gli ripaga questi drink. Non è un problema che la riguarda, soprattutto non a questo punto.